Ottenuto il controllo del Mediterraneo occidentale, Roma diresse le proprie mire espansionistiche in Oriente. I Romani approfittarono della debolezza dei regni ellenistici e in particolare della Grecia, minacciata da Filippo V, re di Macedonia. Nell'arco di poco più di 50 anni, dal 201 al 146 a.C., essi, sconfitto prima Filippo V, poi il figlio Perseo, assoggettarono la Macedonia e la Grecia, trasformando i territori in un'unica provincia romana nel 146 a.C. Cartagine, nel frattempo, aveva rialzato la testa. Il Senato, ritenendo che l'antica nemica costituisse ancora un pericolo, nel 149 dichiarò la terza guerra punica, che, sotto il comando di Publio Cornelio Scipione Emiliano, si concluse nel 146 a.C. con la spietata distruzione totale di Cartagine. Nel 133 a.C. il re Attalo III, alla sua morte, lasciò il regno di Pergamo in eredità a Roma, che lo trasformò nella provincia d'Asia.